Con tutto il rispetto per il Colosseo, questo è uno stadio. Senza dubbio. Tra un pochino ci porteranno il pranzo. Ok. Perché non ci facciamo mandare un caffè? Denise? Ti ringrazio, Denise. Grazie. Prego. Senti, è il suo compleanno e vorrei farle un regalo, ma di solito è lei che si occupa di queste cose per me, quindi non è che hai qualche idea? Una sciarpa. Tipo quelle di lana? No, quelle leggere che le donne mettono. Ornamentale. Dove la trovo una cosa così? John, con tutto il rispetto, ho appena perso in gara 5 per il secondo anno di fila. Falle una palla da bowling, che mi frega. È vero. Steve mi ha detto che ti sta offrendo un nuovo contratto. Sì. Allora, come mai mi hai richiamato? Perché sono i Red Sox. Perché credo che la scienza possa offrire un antidoto alla maledizione di Babe Ruth. Perché? Perché so che hai preso anche Bill James. Sì. Lo sai, perché nessuno abbia mai pensato di assumerlo, io non riesco a capirlo. Il baseball lo odia. Già. Il baseball. Il baseball potrà pure odiarlo, ma una delle cose più belle dei soldi è che ti comprano tante cose. Una di queste è il lusso di infischiarsene di quello che il baseball odia, di quello che il baseball pensa, non pensa. Non è male. Beh, ti sono grato per avermi chiamato. Tu mi sei grato? Sì. Con 41 milioni hai messo su una squadra da playoff. Hai perso Damon, Giambi, Isringhausen, Peña. E senza quei giocatori hai vinto più partite di quando ne avevi. Hai vinto lo stesso esatto numero di partite degli Yankees, ma gli Yankees hanno speso 1,4 milioni a vittoria. E tu hai speso 260 mila dollari. So che stai prendendo bastonate da tutti, ma il primo che attraversa il muro è sempre insanguinato. Sempre. Si sentono minacciati. Non è solo un modo di fare affari. Nella loro mente è una minaccia per tutto lo sport, ma in realtà è una minaccia per la loro sussistenza, per il loro lavoro. Una minaccia per il modo in cui fanno le cose. E ogni volta che questo succede, sia un governo, sia un affare o qualsiasi altra cosa, le persone che tengono le reti, che hanno la mano sul cambio, vanno fuori di testa. E insomma, quelli che al momento non stanno smantellando la loro squadra per ricostruirla usando il tuo modello, sono dei dinosauri. Se ne staranno seduti con le mani in mano a ottobre a guardare i Red Sox che vincono le World Series. Che cos'è? Ti voglio come mio general manager, è la mia offerta.